Venditalia 2022 continua. Siamo allo stand di Officine Faber Italia. Siamo con Maria Grazia Cucinotta, ex Bond Girl, produttrice cinematografica, ma soprattutto attrice. Benvenuta. Grazie. Allora, Maria Grazia, innanzitutto per quale motivo ti trovi qui? Ma mi trovo qui perché sono una grande amica della family di Faber e perché comunque bisogna promuovere il bello, bisogna promuovere il sud. Faber è napoletano e il caffè è napoletano, nasce anche giù in Sicilia, è logico, c'è la tradizione del caffè. Secondo me è tutto il sud, no? Cioè, il caffè è il momento magico, perché è il momento della condivisione, il momento della scusa per fermarsi e pensare all'altro, pensare a te stesso, per ricaricarti. E quindi intorno al caffè c'è tutta una magia, c'è un mondo meraviglioso. Alle nostre spalle c'è una macchina davvero deliziosa. Ecco. Diabolic, adoro, perché comunque loro la personalizzano anche. E quindi io ho scelto questa, perché comunque sono cresciuta nel mito di Diabolic e adesso ho anche la macchinetta e la cosa mi fa sorridere, no? Già mi sveglio al mattino, faccio la macchina il caffè con la macchina di Diabolic e allora mi sento quasi parte di un film. Una volta si faceva il caffè con la moca in modo molto tradizionale, diciamo ancora in tanti utilizzano questo metodo. Oggi con la macchina in cialde e in capsule per il monoporzionato sono cambiate un po' di cose. È più comodo, magari anche più buono perché riesce a cremare di più il caffè. Qual è il tuo preferito? Ma guarda, io mi trovo bene con la macchinetta perché logico la mattina infilo giù la cialda e faccio il caffè e scappo via. La macchinetta poi devi stare lì, svita, risvita, metti la giusta quantità del caffè, non sai mai come, se l'hai dosato bene, se ti distrai un attimo lo lasci sul fuoco e bruci tutto. Insomma, io sono contenta che ci siano le macchinette del caffè a facilitarmi la vita. E facilitarla anche sul set. Beh, sul set è il momento del caffè. La macchinetta del caffè arriva prima degli attori, prima arriva la macchinetta del caffè e poi arrivano tutto il resto, perché comunque il caffè è importantissimo, è il momento dove tu ti svegli veramente, noi facciamo delle alzatacce, ci svegliamo alle 4, alle 5 per andare sul set, quindi il caffè è vita. Io mi riferivo proprio a quello, perché in realtà tantissime volte le riprese iniziano all'alba o anche prima per esigenze sceniche, ovviamente. E allora avere una macchina elettronica con il monoporzionato facilita i tempi, il gusto, riesce a dare la giusta dose di caffeina per tenersi sveglio per le riprese. L'unico problema che hai quando porti la macchinetta di Faber è poi la litigata alla fine, quando finisce il film, di chi si porta a casa la macchinetta del caffè, perché è talmente bella che la vogliono tutti. Devi chiuderla sotto chiave. Infatti. E allora, Maria Grazia, grazie. Io vorrei davvero farti tantissime domande relative alle tue esperienze professionali, che vadano da Il Postino del 94 o appunto la tua presenza in un film di James Bond con una caratura internazionale. Hai un background davvero molto nutrito e un'esperienza. È l'età che avanza, no? È logico. Ho iniziato a 18 anni e ne ho 53 e ho fatto tantissime cose. Ho fatto più di 150 film, e tra belli, brutti, tra sbagliati, corretti, non si sa. Io mi sono divertita a farli tutti e sono stati un'esperienza fantastica anche a livello personale, perché mi hanno insegnato a confrontarmi con le persone e a crescere. E allora Maria Grazia, grazie per questo piccolo contributo, abbiamo imparato a conoscere una sostenitrice delle macchine di Officine Faber, le macchine che vengono realizzate con una robustezza davvero importantissima. Maria Grazia, grazie. Grazie a voi, buon caffè a tutti.